GF VIP, Carina Cascella demolisce ancora Cecilia e Ignazio Van Zuyden. Gossip Grande Fratello VIP, nuovo attacco di Carina contro la coppia Cecilia e Ignazio. Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi su Canale 5 abbiamo avuto modo di vedere che si è tornato a parlare della relazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, video, e della famosa scena dell'armadio che ha scatenato non poche polemiche in questi giorni e ha alimentato un forte dibattito anche nel salotto TV di Barbara D'Urso, che ogni giorno registrata ascolti sempre più soddisfacenti. GF VIP 2017, Carina asfalta in diretta la coppia Cecilia e Ignazio. Tra gli opinionisti della puntata di oggi di Pomeriggio 5 vi era anche Carina Cascella, che in queste settimane non è stata molto docile e buona nei confronti della coppia Cecilia e Ignazio. La Cascella, infatti, ha più volte utilizzato dei termini molto forti nei confronti dei due giovani innamorati che si sono dati da fare all'interno della casa più spiata d'Italia. Ebbene anche questo pomeriggio Carina è tornata a criticare duramente quello che è successo nei giorni scorsi tra la Rodriguez e Moser, sostenendo che i due non hanno avuto rispetto in primis della loro intimità visto che, come disse due settimane fa a Domenica Live, si sono accoppiati come le bestie all'interno della casa del GF VIP. Le parole di Carina hanno fatto infuriare non poco la grande sorella Belen che in una serie di interviste ha puntato il dito contro questi opinionisti che hanno umiliato in diretta TV sua sorella e contro chi ha permesso che ciò accadesse in televisione. I dubbi di Carina Cascella su Cecilia e Ignazio nell'armadio. Ma il colpo di scena di tutta questa vicenda è arrivato nel momento in cui oggi pomeriggio Carina Cascella ha simulato la famosa scena dell'armadio avvenuta in casa tra Cecilia e Ignazio. La Rodriguez, infatti, sostiene che non sia accaduto nulla di proibito eppure non riesce a spiegarsi come mai Ignazio non si fosse chinato in avanti per avvicinarsi alla sua bocca e sia rimasto in posizione eretta durante la fatidica scena. Insomma per Carina, Cecilia avrebbe mentito spudoratamente su quella famosa scena che ha fatto tanto discutere il mondo social che segue il cancelletto Grande Fratello VIP, al punto che in molti sostengono che sia avvenuto un rapporto orale a tutti gli effetti. Ma qual è a questo punto la verità dei fatti? Cecilia ha mentito su quello che è successo in casa tra lei e Ignazio oppure no? I dubbi restano e Carina Cascella dal salotto pomeridiano di Barbara D'Urso continua a fomentare i suoi sospetti sulla scena a luci rosse.